Il programma è presentato da Mr. Student, bentornati ad un'altra puntata di Music Generation. Oh yes, sì. Avremo anche la nostra solita chicca, il nostro Crazy Quiz. Ti gusta il tacatà? A me mi gusta quando la mamita hace il tacatà. Tacatà, bro! Dale mamacita con tu tacatà. Dale mamacita, tacatà. Dale mamacita con tu tacatà. Dale mamacita, tacatà. Dale mamacita con tu tacatà. Mira como dice mi tacata, que empiece la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata, todo mundo gritando, tacata. Sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata. También el pechito, tacata. Lo so che il DJ mentre lavora non si disturba mai. Infatti. Allora siamo in compagnia del nostro DJ Lorenzo Barbarulo. Allora Lorenzo, stiamo facendo un piccolo sondaggio. Secondo te, perché si festeggia la Pasqua? Allora, si festeggia per ricordare la morte di Cristo e la sua resurrezione. E perché si festeggia la Pasquetta? La Pasquetta è l'annunciazione dell'angelo alla Madonna, mi sembra. L'annunciazione della morte di Cristo. Secondo te, noi dove trascorreremo la Pasquetta? A Palinuro, al Millionaire. E invitiamo tutti i nostri amici di Mr. Student a seguirci al Millionaire a Palinuro. Ragazzi che seguite Mr. Student, venite al Millionaire, non ve ne pentirete. Divertimento veramente assicurato. Sicuramente, sicuramente. Facciamo un saluto, come solo tu sai fare, agli amici di Mr. Student. Ciao Mr. Student! Signori, siamo pronti. 3, 2, 1, parte il Crazy Quiz! Questa pieza, tacata! Oye, para la gente que le gusta el tacatá, ahora digo ataca bro, ataca yo, el mío también. Amici, siamo in compagnia di Mattia. Come ti chiami? Alfredo. Allora ragazzi, la vostra domanda è: se una bottiglia contiene 3 litri, 2 bottiglie e mezzo, quanti litri contengono? Questo disco lentamente. Il tempo sta per scadere? 3, 2, 4. Due bottiglie nel mezzo. 3, 2, 1. Litri, un litro. Un litro e mezzo. Un litro e mezzo. 3 litri e mezzo. 2. Siamo in compagnia di 3 bellissime ragazze. Ragazze, i vostri nomi? Simona, Maria Vittoria, Alessandra. Allora ragazze, la vostra domanda è questa: sommatemi il numero dei continenti con il numero delle stagioni. 9 Lei dice 9, tu? 9. Io non ne sarei tanto sicuro, guarda. Secondo 10, me ha sbagliato. 10. Invece tu? 11. Cari amici di Mr. Student, siamo in compagnia di... organizzatore della Revenge. Il tuo nome? Giacomo Aguaro. Allora, caro Giacomo, la tua domanda è questa: dimmi la data precisa della scoperta dell'America. 1462. E in questo momento siamo in compagnia di... Gianluca Barletta. Allora, caro Gianluca, a te ti vedo con un viso leggermente da studioso, per non dire secchione. Secondo te, per un punto, quante rette passano? Quante? Per un punto, quante rette passano? Infinite. Non mi dire che non hai studiato, ti prego. Infinite. Sei sicuro? Io non ne sarei tanto sicuro, eh. A quest'ora, sai com'è? Allora conferma la tua risposta, gli amici di Mr. Student. Infinite. Allora, cari amici di Mr. Student, il nostro amico qui ha studiato. E la risposta è esatta, stranamente è il primo in questa sera. Allora ragazze, rimaniamo un po'
sulla geometria. Per un punto, quante rette passano? Cosa? Non ho... Per un punto, quante rette passano? Punto, quante rette passano? Dai una risposta. 100. Ditemi il numero del mese della prossima festa dei lavoratori. Lanciati. Uno qualcosa. L'uno. 16 aprile, tu dici? Io penso... Passa parola. Non pensi? Passa parola. Tu lavori sempre? Dai. Non fai mai festa? No. Invece, secondo te? L'hai indovino con una. Io se fossi in te chiederei l'aiuto a casa. Sto scherzando, dai, lanciati. Il 28. Ragazzi, siamo in compagnia di... Francesco. Simone. Ragazzi, la vostra domanda è questa: sommatemi tre cinquine con una dozzina. Ti ho messo leggermente in difficoltà, sono stato cattivo. Quante cinquine? Tre cinquine con una dozzina. Lanciatevi, il tempo sta per scadere. 3 2. 52. Eh? La tua risposta è? 32. La tua risposta? 28. La confermiamo? Va bene. Chi è stato il fondatore della Giovine Italia? Cos'è? Giovine Italia. Garibaldi. Cos'è la Giovine Italia? La Giovine Italia, chi è stato il fondatore? Giacomo Leopardi. Non lo so. Allora, la 51 è veramente uno spettacolo. E saluto a tutta la gente che non c'è, perché veramente si sono persi una serata bellissima. Ciao Mr. Student. Ciao, ciao! Ciao Nando, porta tutti qui, mi raccomando!